Benvenuti a questo nuovo tutorial nel quale vi voglio presentare un'alternativa a ciò che vi avevo presentato diverso tempo fa, precisamente l'8 maggio di quest'anno, per quanto riguarda i diversi ambienti grafici disponibili nella famiglia di distribuzioni Ubuntu. Allora, il video di allora si intitolava appunto La famiglia di distribuzioni Ubuntu. In quell'occasione avevo preparato diverse macchine virtuali in VirtualBox, ognuna contenente una distribuzione ufficiale di Ubuntu. Ubuntu stessa, Kubuntu, come si vede qui in immagine nella miniatura, per KDE, poi c'era l'Ubuntu XFCE, Xubuntu, eccetera, eccetera. Ognuna era contenuta in una sua specifica macchina virtuale, che tradotto nella realtà potrebbe voler dire ogni distribuzione su un differente PC fisico o su un PC, ma su differenti partizioni del disco di questo PC. Quindi uno che ha un disco abbastanza capiente potrebbe suddividerlo in differenti partizioni e in ognuna metterci una differente distribuzione di Ubuntu specializzata, incentrata su un'interfaccia grafica differente, un desktop grafico differente. Oggi invece vi voglio presentare un'alternativa a tutto ciò, comunque valida e probabilmente anche interessante per qualcuno, che è l'installazione di diversi desktop grafici. Allora, mi sono preparato, come quasi sempre faccio, la mia scalettina e vediamo come procedere e cosa significa il titolo. Mettiamo icona Firefox, apriamo la nostra solita macchina virtuale, eccola qua. Ormai questa volta sto usando la beta della nuova Ubuntu e qualche errorino ogni tanto esce. Pazienza, sopportiamo. Allora, seguiamo la scaletta. Dunque, non è necessario installare differenti distribuzioni in differenti partizioni del proprio PC o su differenti PC per provare differenti ambienti grafici. Accidenti, ma è scritto tante volte differenti in una frase sola. Comunque il concetto è chiaro. Basta installare i pacchetti necessari già comodamente a nostra disposizione nei repository di Ubuntu. Ecco qua, il trucco è questo qua. Ubuntu, quando Canonical accetta come ufficiale un altro ambiente grafico che non sia GNOME della distribuzione principale, dell'ammiraglia, diciamo così, fa in modo che nei suoi repository siano presenti i pacchetti di questi altri desktop grafici in modo che siano comodamente a disposizione dell'utente quando un utente decide di installare un'alternativa ad Ubuntu stessa, a GNOME. Allora, come si fa? Dunque, io ho già preparato una macchina virtuale, ovviamente con i vari desktop già installati perché non vi tengo nel tutorial in attesa delle varie installazioni, eccetera, eccetera, quindi faremo in modo più rapido. Ho già installato, però vi faccio vedere che cosa ho già installato. Quindi, nuovo Ubuntu che uscirà ad ottobre, apriamo il Software Center e cerchiamo i pacchetti necessari per installare i vari desktop grafici differenti, quindi Software Center è qua, Ubuntu Software Center, schiacciamo la nostra icona e vedete che qui ho già preparato nella mia scaletta un elenco di metapacchetti. Allora, con metapacchetti cosa si intende? Si intende un pacchetto software che non è, come dire, non contiene lui stesso un certo programma o qualcos'altro, una libreria o che so io, ma è un pacchetto
che connette, che lega assieme altri pacchetti, quali questi sì, che contengono effettivamente il programma che abbiamo bisogno. E qui sta l'ulteriore comodità nell'usare Ubuntu e derivate ufficiali, perché a noi basta cercare un pacchetto e installare quel pacchetto, il quale ci penserà lui a trascinarsi dietro tutti i pacchetti necessari. Voi potete immaginare e sapete quanto è complesso un desktop grafico, da quante parti è composto, parti software intendo, quante librerie, quanti programmi. KDE, per esempio, che è bello grassottello, sicuramente è composto da centinaia di pacchetti. A noi ne basta cercare uno e ci pensa lui, comodissimo, non è vero? Allora vediamo, abbiamo aperto il nostro bel negozietto software. Oddio, dico negozietto anche se su 55-56 mila applicazioni disponibili è vero che qualcuno sarà a pagamento, ma per il momento il rapporto è decisamente a favore del software libero, quindi chiamiamolo pure negozietto perché mi suona simpatico, ma in realtà è più un centro software, come dice il nome, Ubuntu Software Center. Allora, andiamo con ordine. Io sto usando Ubuntu 11.10, come sappiamo tutti ormai, o dovremmo sapere. Ubuntu è basato, ha sotto di sé, con la nuova interfaccia Unity, sotto di sé GNOME, ed è quella che io chiamo l'ammiraglia delle distribuzioni, cioè la principale, quella che è nata per prima e quella che viene portata avanti come principale. Ed è Ubuntu come nome. Ciò non toglie che si può usare anche la nuova GNOME Shell sviluppata dal progetto GNOME. Con l'arrivo di GNOME 3, GNOME stesso ha dato un'interfaccia al suo ambiente desktop che si chiama GNOME Shell. Ecco, a dire il vero, se non erro, GNOME Shell è già installata assieme ad Ubuntu. Qualora non lo fosse, io ho elencato comunque il pacchetto da cercare per installarselo. A me sembra, non vorrei sbagliare, ma quando ho creato la nuova macchina virtuale di Ubuntu 11.10, GNOME Shell era già presente. Però, per non sbagliarci, vi mostro anche quello. Quindi, GNOME Shell, proprio il nome che ho messo qui in grassetto nell'elenco, lo si cerca qui in alto a destra nel campo di ricerca dell'Ubuntu Software Center, niente di più facile. GNOME spazio shell, ed ecco che appare GNOME Shell, il nostro metapacchetto che si occupa poi, se necessario, di installare altre cose. Qui c'è già un vistino verde, lo vedete qui, perché in realtà è già installato. Come ho detto, ho già preparato in precedenza tutto questo per evitare di allungare il tutorial per niente e vedete che i componenti aggiuntivi hanno già il vistino attivo. Quando è stato installato GNOME Shell si è trascinato anche questi pacchetti. Poi torniamo indietro e andiamo avanti. Vogliamo installarci anche il famoso KDE e bisogna cercare questo metapacchetto KDE righettina full, cioè completo, un nome significativo direi, KDE righetta full, e vedete che anche qui esce il nostro bel pacchetto con il suo listino già installato. Se guardiamo nei dettagli vedete che si è aggiunto da solo tutti questi pacchetti. KOffice, che è la suite specifica di Office per KDE, è opzionale, ovviamente, perché uno può decidere di andare avanti a usare LibreOffice. Comunque, per il resto, tutto quanto che fare, questi pacchetti che a loro volta ovviamente possono avere altri pacchetti sotto di loro, perché KDE è bello grosso, non è composto solo da questi 5-6 pacchetti, ma naturalmente molto più ampio. E voilà, KDE è questo. Vogliamo installarci anche XFCE, che fa poi che è il desktop di X Ubuntu, mentre KDE lo era di Qbuntu con la K.
Allora cerchiamo questo pacchetto XFCE4 ed eccolo qui, meta pacchetto XFCE. Anche lui, se entriamo in ulteriori informazioni, vediamo che c'è alcuni pacchetti già preselezionato, altri opzionali. Poi uno può scegliere se vuol concentrarsi su questo tipo di desktop grafico, potrà completarlo a suo uso e consumo. Vogliamo installarci anche LXDE dell'ultima arrivata LUbuntu, ovvero l'Ubuntu. Cerchiamo LXDE ed eccolo qua, anche lui, un metapacchetto LXDE con i vari software opzionali o meno, come il Chromium Web Browser, eccetera, eccetera. E voilà, anche lui, l'ultimo. Forse il meno conosciuto dall'utenza comune, diciamo, perché è anche tra virgolette il più grezzo, il più leggero, ma insomma, come vedremo, ecco, VW Maker, Windows Maker, che emula il desktop di qualche anno fa, Next, che allora era una rivoluzione forse non troppo capita, non ha avuto tanto successo, ma decenni fa Next era veramente all'avanguardia. Adesso questo Windows Maker lo emula, praticamente fa vedere la faccia come il Next, il desktop Next di tanti anni fa. E anche questo qui, leggerissimo, installa un pacchetto e anche lui l'abbiamo installato. Ecco, questi sono i desktop grafici che, ripeto, potrebbero essere installati sulla singola macchina separatamente, ma noi possiamo benissimo installare sulla medesima macchina. A questo punto, quando abbiamo installato tutto, che si fa? Per poterli usare, per poterli vedere questi ambienti grafici diversi e magari affezionarsi a uno che non sia necessariamente Unity o Ubuntu. E allora, quando tutto è installato, basta uscire dalla sessione, attenzione, non spegnere il PC, è solo dalla sessione corrente, e scegliere l'ambiente grafico che si vuole usare dall'apposito menu a tendina. Allora, facciamo un passo alla volta, quindi facciamo termina sessione, non arresta, ma termina sessione. Usciamo, sì, termina sessione. Un attimino che chiude Ubuntu, Unity e ci ripresenta, diciamo, la login, cioè il momento di entrare con user e password. Ci viene ripresentato perché abbiamo semplicemente chiuso la sessione e non tutto il PC. Allora, e scegliere, dicevamo, l'ambiente grafico che si vuole usare dall'apposito menu a tendina. Il menu a tendina qui nella nuova Ubuntu è nascosto dietro questo ingranaggio, questa rotellina. Si clicca qui ed ecco che, vedete, un bel menu a tendina ben più popolato di quello standard con il solo Ubuntu e il solo GNOME, perché abbiamo installato tutti i pacchetti che abbiamo visto prima. E a questo punto, al momento di chiederci user e password, lui riconosce che sono stati installati altri ambienti desktop e ci presenta lo GNOME, il KDE, l'LXDE di Ubuntu, XFCE di Xubuntu, l'Ubuntu 2D, per la storia delle schede grafiche che non supportano l'accelerazione 3D, comunque sempre Unity, e il Window Maker, che è appunto l'emulatore di Next, del desktop Next. Qui dico lasciare perdere le voci, quelle con nome OpenBox, almeno nella Virtual Machine, perché non funzionano. Ecco, io non lo so perché non ho provato su un PC vero se queste sessioni che hanno l'aggiunta della parola open box funzionano meno su un PC reale, in una virtual box fanno solo pasticci. Quindi, nel nostro caso, lasciamo perdere queste voci, quindi questa, questa
e questa le lasciamo perdere, mentre le altre sono valide. Ecco, allora giusto per vedere, per dare un'occhiata a un paio di desktop che abbiamo installato, ecco, non li passiamo neanche tutti, se no non finiamo più. Diciamo, proviamo il classico KDE, ecco. Entriamo. Ops, accidenti, si può sbagliare la password. Ecco. Scegliendo KDE vedete che non parte più Unity, bensì nella sua forma, non so come chiamarlo perché è un po' diverso da quello che si vede con Kubuntu, però forse la forma standard di KDE, non saprei, non conosco bene. Chi è fan di KDE lo saprà di sicuro. Ecco, comunque, eccolo qua. Vediamo un po' qui in basso, ecco. E sta partendo KDE pulito da pacchetti. Non so se è già partito completamente perché è un po' pesantino. Mi sembra che non. Ecco qua, comincia a reagire anche il menu. KDE penso in una delle ultime versioni, immagino. Sarà già la 4.7, forse. Vediamo un po' se riesco. Ecco, ad avviare il file manager, vediamo. Tanto che si carica ancora, ma dovete scusare, ma tra VirtualBox e tutto, insomma, ecco qua. Allora, vediamo un po'. Dunque, l'help, ecco qua, about KDE, vediamo un po'. Eh sì, 4.7.1 mi sembra l'ultima versione, eh. Decisamente, poi con queste icone con la riga qua, ecco, avete visto che basta uscire di sessione e scegliere KDE che parte KDE. Questo non c'entra niente. Ecco, la nota che dico qui è ovvia, però la dico lo stesso. Se uno si affeziona poi a KDE piuttosto che a Unity, ovviamente poi dovrà andare a cercarsi programmi specifici da installare, completare il suo desktop grafico, favorirlo rispetto ad altri e concentrarsi su di esso. Questo è un'ovvietà, però giusto per. Naturalmente il metapacchetto KDE Full di cui abbiamo parlato prima si occupa di installare il minimo indispensabile per offrire KDE, poi non tutto sarà stato installato con qualche particolarità, qualche programma, che ne so, vediamo un po', multimedia. Ecco, ovviamente qui appaiono i programmi di Ubuntu, GNOME già installati, perché la macchina essendo una sola, i programmi vengono riconosciuti da tutti gli ambienti grafici, però non è che non funzionano, ovviamente, ma sono programmi specifici per librerie grafiche di GNOME e non per KDE. Vedete che KDE integra in un certo modo questi programmi, però mancano dei pacchetti di integrazione migliore. Vedete che sono un po' squadrati i pulsanti, non è che non funzionano, ma si vede che non sono fatti per questo ambiente, quindi uno può sostituire o aggiungere meglio questi programmi con altri specifici. Però avete visto che si esce dalla sessione, pochi clic, si rientra, user e password senza spegnere il PC e siamo già in un altro ambiente desktop. Lasciamo KDE, facciamo il logout, quindi non spegniamo del tutto il PC, facciamo solo il logout. Sì. E bah, giusto per fare un altro giretto, magari entriamo velocemente in LXDE visto che è l'ultima arrivata. Vediamo un po' se povera macchina virtuale la stiamo stressando. Ecco qua che sta chiudendo KDE, che è un po' pesantino, eh? Allora, LXDE dovrebbe essere decisamente più leggero.
Vediamo un po'. Quindi stesso meccanismo, è stessa user, stessa password perché siete sempre sul vostro PC. E l'XDE, vedete, si è già caricato. Praticamente si è già caricato. È già pronto all'uso. Beh, questi sono colpa delle varie beta. Va bene. Sì. Ecco, e vedete che anche qui vari menu, programmi, ci saranno quelli standard di LXDE, ma ovviamente si mescolano, ripeto ancora una volta, essendo sullo stesso PC, a quelli di Ubuntu o di KDE, anzi si sono accumulati i programmi, però vedete che sì, siamo entrati qui in LXDE tranquillamente senza spegnere il PC. Quindi chiudiamo la sessione anche qua, quindi chiudiamo la sessione, non arrestiamo il PC ancora una volta, sempre lo stesso discorso. E per curiosità, magari qualcuno è curioso di vedere il Window Maker, entriamo magari in ultimo anche in quello che io conosco per niente, dico la verità, sono proprio solo entrato così giusto a vederlo. È entrato in un attimo perché è il più leggero. Dunque, tasto destro sul desktop viene fuori il menu. Il discorso vale sempre anche qui. Ci sono i programmi per non, per qua, per là. Dopo, ognuno poi, se si affeziona o si è specializzato in un desktop, vedrà lui cosa installare o cosa non installare. Ecco, tipo Notepad qui, Leafpad per blocco note semplice, eccetera, eccetera. Ecco, anche qui non chiedetemi troppo su questo desktop perché appunto non lo conosco, è veramente minimale, spartano, si vede che emula un desktop di qualche anno fa, però per carità è velocissimo, il suo grosso vantaggio è quello, essenziale, velocissimo. A chi piace sicuramente è il migliore, è il più leggero di tutti. Quindi anche qui terminiamo la sessione e così abbiamo fatto un girettino fra una qualcuna delle interfacce grafiche che ci siamo installati, che abbiamo qui a scelta nel nostro menu. A questo punto abbiamo praticamente finito, ho finito di mostrarvi l'alternativa all'installazione separata su partizioni di disco separate o addirittura su PC separati. C'è anche questa alternativa che, special modo per la famiglia Ubuntu, famiglia di distribuzioni Ubuntu, è particolarmente pratica, la trovo particolarmente pratica. Per finire, dei vantaggi che probabilmente avrete già notato o pensato intanto che guardavate il video: niente boot completo del PC, niente PC fisico necessario, quindi un PC più interfacce grafiche, i dati della home, cioè i nostri dati, essendo sempre la stessa home, si lavora con ambienti grafici diversi, ma sempre sulla stessa home, quindi tutti i dati, le nostre immagini, i nostri video, i nostri suoni, quello che è, saranno a disposizione in tutti gli ambienti grafici, quindi non c'è necessità di copiare le cose, di averle replicate da una partizione all'altra di un disco, da un PC all'altro, niente, è tutto lì. Scegliete voi quale interfaccia grafica usare che vi fa piacere, i vostri dati saranno sempre lì perché la home, la vostra home e la vostra login, user e password vi farà accedere sempre alla vostra medesima home, quindi agli stessi dati. Un ultimo vantaggio, se c'è un'applicazione particolare che ci piace, però è scritta specificatamente per un determinato ambiente grafico, ovviamente basterà installarla e poi la si potrà usare in quell'ambiente grafico. Che ne so, un editor video KDE Live che ci piace tanto e siamo specializzati a usarlo per KDE, non è nativo per Ubuntu, nessuno ci vieta di installarci KDE con quel programma e quando c'è occasione di usarlo si entrerà in KDE sul nostro PC e se no si potrà andare avanti ad usare Ubuntu Unity. Ecco, questi sono
ipotesi di lavoro e vantaggi che io vedo in questa soluzione rispetto magari a quella di creare proprio una macchina separata per ogni evento grafico. Ovviamente il fatto che qui si mescolino dei programmi non nativi di un certo ambiente desktop che magari poi vanno in errore o no, è il rovescio della medaglia, però poi spetta poi ognuno vedere cosa preferisce fare, quindi se separare in modo pulito i vari ambienti o se mescolarli così, però averli su una singola macchina con i dati in comune, ognuno veda a seconda delle sue necessità e come trova più comodo. Volevo solo presentarvi, ecco, lo scopo era solo di presentarvi un'alternativa che senz'altro andava presentata. Grazie come sempre per l'attenzione e alla prossima.